vedere Conte? Perché mi piace Conte. Le piace Conte? Assai, come uomo, come tutto. Conte di nome e Conte di fatto. Perché? Ah, perché è un signore. È la persona adatta in questo momento, perché nella politica si pensa solo a guadagnare soldi. È l'unico che ha nelle corde la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione. Perché la parola mafia da questa campagna elettorale non è mai stata pronunciata. Mai, mai. Siamo a Napoli, al rush finale, alla fine di una campagna elettorale che ha visto l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fare centinaia e centinaia di incontri. Oggi lo aspettano 5 piazze e veri e propri bagni di folla. Presidente Conte penso che sia la persona che va con il popolo e non va contro il popolo. Tu sei uno studente, cosa sei? Io lavoratore. Purtroppo lavoravo in un ristorante e il mio capo ha chiuso per problemi sempre bollette cari e ho chiuso e adesso sono disoccupato. Che lavoro fa signora? Disoccupata, laureata, non percepisco reddito perché non posso permettermi la casa, abito con i miei, non potrei mai votare chi ci odia. Io sono un elettore del PC e tutte le sue trasformazioni, il vero partito riformista e progressista. E Conte. Qual è il provvedimento più di sinistra allora che porta avanti? Perché? Il reddito di cittadinanza, perché ha restituito dignità a tanta gente che non metteva insieme il pranzo con la cena. Adesso deve cercare di fare una cosa, una politica che chi ha tanto paga tanto, chi ha poco paga niente. Mi sono spiegato perché qua la gente non ce la fa più. Salario minimo legale, non più booster paga da fame. Significa 9 euro ogni ora. Il fatto che vogliano aumentare solo il salario minimo e far sì che venga applicato già una cosa enorme qui al sud. La voce del sud è quella di Conte alla fine. Come la sinistra, non, il PD non è più sinistra, ma non da oggi. Quindi io penso che l'unico progressista è Conte. Non abbiamo sanità, non abbiamo scuole che possano stare bene i nostri bambini, i nostri ragazzi, il sud è questo e hanno voglia di lavorare ma è sfruttato al massimo. Io non mi sono mai mossa per nessun politico, oggi sono qui e domenica andrò alle 8 di mattina a votare Conte. Giuseppe Conte, la Torre del Greco. Presidente! Presidente! Non volare!